Buonasera, sono le 21:24 del 9/10/2020 e ancora non siamo riusciti, io e lui, a comprendere perché la gente non si lava. Eppure lavarsi dovrebbe essere in dote, come dono, come adempimento, come cosa da fare ogni giorno in maniera automatica, come fosse una legge non scritta, che tale è una cosa da depennare tra le attività da svolgere quotidianamente in maniera abbastanza insita. E invece no, così non è. È una cosa molto strana capire, è una cosa molto strana, virgola, e capire perché. Capelli unti, polpastrelli grigi, a meno che non svolgi l'attività di meccanico, va benissimo, ci mancherebbe, anzi, onore e rispetto, ci leviamo il cappello, ma se non lo fai, non va bene. Prima che mi scordi, ovviamente, iscrivetevi a Fold Allegro su Instagram, che è la mia pagina, dove ironizzo su tutte le cose, dare corso sulla pagina su Instagram dove ironizzo su tante altre cose, e continuate ad iscrivervi sia al canale sia a sbrigarvi, se vorrete avere 40 euro su Buddybank, e vi uscirà ovviamente il link da qualche parte a destra e a sinistra, ma non importa adesso. Ma focalizziamoci: perché la gente non si lava? Pigrizia, indole. Non ce l'ho qua a casa. Eppure dovrebbe essere il primo metodo per avvicinarsi alla prossima persona. Eremiti noi non siamo, e non penso che ce ne siano, anche se qualche soggetto lo conosco. Fatemi pensare diversamente. Fatemi sapere qui sotto come la pensate. L'importante è che dopo che vi esagitate a scrivere così e che le mani vi le laviate assolutamente, anzi facciamo questa cosa per salutarci in onore dei vecchi tempi, ma tanto anacronistica questa cosa non sarà. Ok, devo andare, ciao.